Dopo lo sgombero scoppia la protesta delle 36 famiglie del Parco Verde di Caivano. Alcuni cittadini stanno dormendo dinanzi ai cancelli dell'Istituto Comprensivo Raffaele Viviani. Ci hanno abbandonati, anche noi meritiamo una seconda possibilità. A noi fa piacere che rimangano tutti i nostri cittadini, perché noi ci conosciamo, siamo una famiglia. Però se possono fare anche qualcosa per noi, perché in Davide tutti sbagliano. Non sono Maria Coretto, apre di letto e di. No, ho sbagliato, ho pagato, ma là c'è un'altra possibilità. Come si dice, riqualifica pure a noi. Le persone che stanno ancora nelle case ci hanno offerto alloggio anche a noi, dice tanto ormai. Però no, io le ringrazio a tutte, però io voglio a casa mia, perché non abbiamo né avuto aiuti, niente, porte chiuse, non viene nessuno, non ci pensa nessuno. Niente, siamo abbandonati come sempre, non solo adesso, sono anni che ci hanno abbandonato, ma tutti insieme vogliono riqualificare il Parco Verde, a che scopo? Cioè lo scopo qual è? Per fare cosa? Sempre per fondo, perché se è una questione economica lo stanno facendo per loro, perché a noi non ci stanno aiutando proprio. Dopo 40 anni mi trovo mezza nave con tre figli. Buongiorno. A Serva mattina. Non stiamo capendo niente, ci stiamo perdendo solo la cervella. Sono tre notti che stiamo a mezza via. Padre Maurizio c'ha chi si porta la chiesa e non si fa così. Lo prego di Pascarolo ci ha avuto la porta, venite qua, mangiate e bevete con noi. Lui no. Abbiamo sbagliato, abbiamo pagato. Alla signora ieri è arrivata pure l'autobulanza. Abbiamo sbagliato, abbiamo pagato, ma andavamo pure i figli nostri. I figli nostri, tutte queste cose non capiscono niente. E quanti figli ha, signora? Io tre minori. Tre minori. In mezzo a Bimbo sta. E dove sono adesso loro? Stanno appoggiati. E stanno a 4 ore in mezzo a via, padre Maurizio non ha la porta, mentre che il parroco di Pescaro ci ha mandato in scoperta. Io ci ha mandato proprio Pescaro. Lui ci ha disabilitato. Non ci ha voluto far entrare. Popolo, aiutateci. Governo, aiutaci. Perché si è affaghetto?